Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io Mazzoz e oggi siamo su Grand Chase Eternal. Sono ritornato su Grand Chase Eternal dopo aver fatto una puntata, ma proprio piccola, nel primo canale, quello lì che avevo in precedenza. Solo che dato per motivi ho dovuto togliere e quindi aprire questo qua. E allora ho deciso di ricominciarlo. Allora, nel vecchio usavo arme. E avevo spiegato per quale motivo avevo anche questi due che si hanno poi più avanti. Perché mi aveva aiutato appunto quel mio amico che è un nerdaccio di sto gioco qua e ci ha giocato tantissimo. E allora mi ha aiutato a sbloccare direttamente questi due. Allora io ho deciso di iniziare questo nuovo gameplay di Grand Chase con l'AS, che io non ho mai usato, infatti come potete vedere di esperienza non ha praticamente niente e io non so usarlo, non so neanche le mosse, non so niente. Quindi ho deciso di ricominciare il gioco utilizzando lui. Allora, facciamo così. Ok, no. Allora, le giocheremo in singolo, poi al massimo più avanti ne giocheremo un po' in multiplayer. Però per ora... Allora, adesso molto probabilmente ci sarà il classico tutorial, quindi un po' di cavolate, però facciamocelo lo stesso così almeno imparo anche a usare un po' tutto quello, anche perché non mi ricordo neanche più un tasto, perché saranno 6 mesi che non gioco più a Grand Chase, quindi ho lasciato proprio tutto come avevo lasciato quando ho finito di fare il video, quindi... L'unica cosa brutta di sto gioco sono i caricamenti, che sono davvero lenti, lenti, lenti. Però, vabbè, ok. Allora. Ok, scatto, va bene. Ah, vabbè, andiamo lì. Almeno questo qua, a differenza di arme, che era il PG che usavo prima. Il personaggio che usavo prima, almeno questo qua lo scatto dura. Mentre invece l'altro lo scatto finiva subito. Oh. Ok. Oh, dov'è? Oh, però a me mi piace abbastanza sto qua. Ok. Adesso ho trovato un po' di lag, ma non riesco più a capire il motivo. Se vedete non mi lag. Vabbè, comunque non penso laghi tantissimo, quindi... Oh, vabbè, una carta e un pezzo di armatura. No, fissio. Vabbè, proviamolo. Oh, bella! Vabbè, questa era la più debole, diciamo. Ancora poi... Oh, povero nabbo. E vabbè, ancora comunque questi sono i primi. Quindi... Vabbè, poi vabbè. Dopo già proviamo a vedere se abbiamo già qualche armatura che avevamo preso con arme che magari possiamo già metterli. Oh mio Dio, quanto togli di vita con il primo colpo. Sono qui però, che cazzo. Vabbè, questo boss è abbastanza scarso. Se non fosse che con un attacco mi ha tolto mezza vita. Però, oh, cazzo. Ho detto una cazzata. Vabbè, dai, ci può stare. Ehi. Sì, però non è possibile che mi one shot così. Ma che essere è? Dai, caricati. Sì, ma non posso schivarlo. Le mortacci tua. Aspettare che recupero almeno un pochettino di qualcosa. Li mortacci. Lanciare mele.
proviamo a giracchiare. Cos'altro, che culo. One shottato. Mio dio. Ma non è possibile, io salto per schivarlo, ma mi becco lo stesso. E allora proviamo a continuare a farlo così finché non carico. Vediamo se ci riesco. Mi manco uno spirito. Usa attacco! Ma perché non lo usa? Ora. Dai, dietro, ragazzi, dietro, ragazzi, dietro. Di più. E dai, ma con cazzo. Ok, finalmente. Meglio se vediamo se abbiamo qualche armatura, va, che se no qua non andiamo più avanti. Mi è già morto troppe volte. Ok, complete. Vai, vedete sto cazzo, mio dio. Ma è morto tante volte. Special primo. Allora, praticamente ogni volta che noi ne finiamo uno possiamo scegliere uno scrigno. E questo scrigno, come potete vedere, ci darà dei vari tipi di oggetti. Non è per stavolta abbiamo vinto delle gemme, dei soldi. Anche se io mi aspettavo l'armatura, però vabbè. Allora, come vedete i tempi di caricamento sono molto pesanti, anche perché avendo aperto 3 programmi, intanto abbiamo completato le missioni. Ok. Ma cos'è? Ah, Jean, Mary, Zero, lei. Ah, ok, sono tutte le missioni che possiamo fare. Allora, ok. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa da mettere. Come armatura, che sennò. Intanto siamo già alzati di un bel po' di livelli. Ora questi sono da livello 5, quindi ancora non possiamo metterci niente. Ah sì, no, questo per dire, quindi non penso possiamo. Vero? Ah sì, invece possiamo, che culo. Perfetto. Allora mettiamocelo. Ok, poi mettiamoci ancora questo qua. Questo. E poi, boh, vediamo un po' quest'arma qua. Ah, è una epica. Ammazza che culo. Ma mi sa che l'avevo beccata adesso, perché prima non ce l'avevo. Se no c'è questo qua, ma questo è più debole. Poi bomb. Normal item. No, vabbè, questo non lo uso ancora. Ah, abbiamo il pet. Abbiamo questa che non so ancora che cos'è, ma penso sia una cacchina. E comunque, boh, usiamo anche il pet. E bomb, io direi basta. Sì. Ok, allora facciamo un altro exit equip. Già, mi sa che ci siamo potenziati già un bel po'. Ora direi di fare start game. No, ho rifatto quello di adesso. Scusate. Stacco e ritroviamo quando abbiamo aggiustato tutto, va. Ok, rieccoci. Siamo adesso in Trial Tower. Allora, bene, invece direi di partire subito. Ok, via. Però è bello ritornare su questi giochi qua, perché era un... dopo tanto tempo che non ci giochi più, è bello ritornarci finalmente a farci qualche video. Poi penso che comunque questa serie di Grand Chase la farò un po' spesso, perché il gioco è davvero molto lungo. Anzi, non so neanche se, cioè, alla fine la bloccherò a un certo punto, perché sennò diventerebbe troppo lunga. Perché il massimo livello mi sembra che sia 75. E peccato che bisognerebbe portare a 75 tutti i personaggi. I personaggi sono una decina più o meno. Quindi non penso proprio di fare i video finché non arrivo a 75 di tutti
tutti i personaggi. Ok, allora direi subito di testare la potenza. Eh già, mio dio, siamo migliorati molto, 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 molto. Mio dio, questo è di one shot pure. Già. Che cosa? No! Piccolo, no, no, vieni qua. Ok, questo cos'è? Beh, penso che abbiamo fatto una missione, suppongo. Mi fanno tenerezza però che si può cadere i funghetti. Dai, goblin, goblin. Ok, goblin distrutti. E comunque, questa mappa è una sorta di mappa, ci indica il percorso che dobbiamo fare perché mi ha fatto scendere, va bene. E cosa vi volevo dire adesso? Mi sono dimenticato. Ottimo. Vabbè, io i tutorial, le parti da leggere le salto perché tanto l'inglese non lo so, quindi sarebbe inutile per me. Ho soltanto capito i comandi e già da lì mi va bene. Allora facciamo fuori questo, facciamo fuori questo. Okay. Poi contro il primo boss che troviamo, proviamo subito la mossa speciale, l'ultima. Perché di solito è la più epica di tutte. E le prime due le abbiamo già provate. Ci manca solo quella, quindi penso che la farò subito appena incontrerò un boss, che sarà questo di questo livello qua. Poi a me, cioè, ho fatto provare anche questo gioco a un po' di persone, tra cui anche mia sorella, di cui se ne è innamorata, solo perché è giapponese, non so. Ed è già più avanti di me. Questa cosa non mi va molto bene, anche perché io ho deciso di giocarci solo nel video, quindi o faccio tanti video su sto gioco oppure avanti non ci vado più. E comunque, boh, a me questo gioco anche piace tanto, infatti l'ho voluto riprendere appunto perché avevo una cosa tipo di crisi d'astinenza. Vabbè, più avanti al massimo farò anche altri gameplay su con il vecchio PG che avevo, quindi arme, per vedere un po' la differenza, ma ce n'è molto, sia come attacchi che come tutto in sostanza, armatura. Sono due cose completamente diverse. E io sinceramente, se devo ammettere, vabbè, con arme è un PG molto più da, diciamo, combo, perché con un attacco, anche se ci mette 25 anni solamente per iniziare a colpire, quando colpisce però dura tantissimo l'attacco, e a me questo piace tantissimo. Il problema è che ho detto, ma si ricomincia utilizzando un nuovo PG, e allora ho voluto usare questo. La proviamo subito. Oh, epico! È bellissimo. E anche la combo di questa mi toglie abbastanza. Anche lui toglie abbastanza di mortacci. Sono qua giù. Ehi, ciccio, vieni qua. Grazie. Ciao. Quindi comunque, ok, ammazzato. Perfetto, comunque sì, ci siamo potenziati tantissimissimo. Cioè, siamo diventati delle bestie cosmonaute. In 3 minuti e 31 abbiamo fatto questo livello. L'esultanza di questo personaggio però è assurda. Con arma almeno ti faceva delle robe abbastanza belle, no? Fa solo un movimento con la spada, però va bene lo stesso. Allora, adesso scegliamo la nostra classe, se decidi di... Grazie. Allora, scegliamo uno. Ma sempre! Non è possibile. Mi becco sempre i soldi, non va proprio bene, sai. Allora, abbiamo fatto questa. Ottimo. Ok, perfetto. E abbiamo fatto anche queste missioni qua, vediamo un po' tra gli equipaggiamenti, che bisogna guardarli sempre perché c'è sempre qualcosa. Allora, di nuovo vediamo un po'. Questa mi dà vitalità. Migliore di 30, quindi sì, non so che cosa te la metto. Questa mi dà più difesa, quindi la metto anche. Metto pure.
pure questo. Ok, abbiamo fatto il set di armatura completo. Ma tosca. Ma che cosa hai in testa? È bellissimo. Oh mio Dio. Ok. E quindi, boh, questa qua è la nostra armatura. Intanto allora direi di vendere questa qua, perché tanto quindi non la useremo. Ok, quindi c'è questa. Questa qua, perfetto. Madosca, quanti me ne date? Oh, siete calmi, sono troppi così sia. Io ho 9 per un'armatura completa, però vabbè. Allora, facciamo close. Allora, sono già 16 minuti di registrazione, io direi basta così. E al massimo registro un'altra puntata perché questo gioco è fantastico. Quindi allora, con la nostra arma epica, che non si sa ancora da dove l'abbiamo presa comunque, perché io prima questa non ce l'avevo. Quindi direi che comunque non mi dispiace averla, che sia chiaro. Quindi, anche se non so come ho fatto per prenderla, vabbè. Comunque, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Ditemi se questo gioco di Gran Chase, questo gioco Gran Chase Eternal vi piace. Spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto e ciao ciao a tutti al prossimo video. Ciao ciao!